Non si può certo dire che Domenico Pettinari non abbia il suo seguito. Era da tempo che non si vedeva una sala consiliare del comune di Pescara così piena. Pur essendo un sabato pomeriggio, la risposta dei pescheresi è stata superiore alle aspettative. Tra i presenti, certamente i tanti simpatizzanti di quella che lui stesso definisce la coalizione Pettinari, un gruppo di liste civiche equidistanti da ogni schieramento politico di centrodestra e di centrosinistra, ma anche molti curiosi. Al fianco dell'ormai ex vicepresidente del Consiglio regionale pentastellato, il presidente dell'Associazione Codici ed ex presidente del Consiglio provinciale Giovanni D'Andrea e l'ex comandante della Polizia Municipale di Pescara Ernesto Grippo, vero e proprio mentore che nel suo intervento introduttivo ha anticipato con dovizia di particolari molti dei punti del fitto programma elettorale. Ma non c'è solo Grippo alle spalle di Pettinari. Programma ufficiale e definitivo scritto a 140 mani. Io sono onorato e orgogliosissimo di aver messo attorno a un tavolo 70 persone che sono le migliori competenze della nostra terra, grandi professionisti, grandi competenze che hanno scritto il nostro programma. Il titolo di questo giorno, di questo evento, vuole essere Una città che risponde alle domande dei cittadini. Perché 45.000 persone non vanno più a votare nella città di Pescara? Perché non si danno più le risposte ai cittadini. Ecco, noi vogliamo parlare soprattutto a quei tanti pescaresi, a quei 45.000 pescaresi che non vanno più a votare. Io sono certo e sicuro che con questa alternativa civica, con questa alternativa fortemente indipendente ed equidistante dal centrodestra al centrosinistra, tanti cittadini torneranno a votare. Intanto noi vogliamo riaprire le tre porte di accesso della nostra città che sono scollegate. Io parlo del porto, l'aeroporto, la stazione ferroviaria. Un porto che deve essere ricollegato con un collegamento navale stabile con l'altra porta dell'Adriatico e nella sponda dell'Adriatico, e ci impegneremo per questo. Un aeroporto che deve incrementare le rotte strategiche e non perderle più. Un'area di risulta che deve essere diventare un grande polo attrattivo della nostra città. Questo deve essere per noi l'area di risulta, non il palazzo della regione nell'area di risulta. Noi parliamo anche del parco urbano lineare, per noi la strada parco è il parco urbano lineare, ma non solo, una mobilità sostenibile, una mobilità elettrica. Dobbiamo mettere una città, udite udite, che ha una densità demografica, la settima città d'Italia per densità demografica, con 3.484 abitanti per chilometro quadro, non può più consumare suolo, quindi andremo verso un consumo del suolo pari a zero. E poi il commercio, le tre parole d'ordine per rilanciare il commercio, io ho detto, sono semplificazioni e agevolazioni e condivisioni, semplificare e sburocratizzare per far aprire nuove attività commerciali, agevolazioni, detassazioni, perché non si può più gravare sul commercio che non ce la fa più, ogni tre negozi aperti c'è un negozio chiuso, e condivisione, creeremo un tavolo all'interno del quale far partecipare tutti i commercianti per poter produrre un piano che possa informare i commercianti su tutte le opere, gli eventi che siano positivi e negativi che impattano sulle proprie attività. E poi abbiamo un grande programma sul verde, sugli amici a quattro zampe, un programma che parla di sicurezza, la mia vita parla di sicurezza. Noi faremo di tutto per intensificare il pattugliamento nelle nostre strade a rischio e soprattutto portando l'operazione strade sicure nelle zone calde della nostra città, è da anni che vado ripetendo queste cose, e poi intensificare il sistema di videosorveglianza con la domotica e con la lettura delle targhe, affinché ogni targa sospetta che entri nella nostra città possa essere individuata e intercettata. Vogliamo un controllo su strada, ma un controllo della polizia locale, quindi spegnimento dei T-Red. In conclusione, obiettivo di Domenico Pettinari è vincere al primo turno? Senza ombra di dubbio, noi siamo scesi in campo per vincere, non siamo scesi in campo per partecipare.